Ciao mister, ben ritrovato. Ciao, ciao. E da cittadella a cittadella, quanto è cambiato l'Hellas Verona e quanto è cambiato Alfredo Aglietti? Ma io sono sempre lo stesso, insomma, anzi magari spero che si sia un po' dimagrito. Io ti vedo meglio, onestamente. Quando sono arrivato qua, insomma, qualche critica l'ho avuta per no, vabbè. Lì era l'obiettivo sbagliato. 9 mesi sul divano li ho pagati. quindi niente, siamo cambiati soprattutto nella testa, abbiamo ripreso quella fiducia che era un po' smarrita, ma che questa squadra comunque nei valori doveva avere, ha e dovrà avere nelle due partite che ci aspettano. Questa è la cosa più importante. Per il resto, come ho detto, insomma, diventa difficile in questo momento dire cose diverse rispetto a quello che ho detto fino ad ora, perché comunque conta, è inutile che siamo qua a girarci tanto intorno la questa finale per tutte e due le squadre, come dicevo prima, per tutte e due le società, per motivi diversi, però è normale che in questo momento noi ci arriviamo meglio rispetto a come siamo arrivati a Cittadella alla penultima partita del campionato, questo sicuro. Mi permetto di dire che forse eri, non dico l'unico, ma uno dei pochi a crederci di poter accedere ai playoff. No, sono venuto qua, non avrei accettato, insomma, l'incarico se non avessi creduto in questa squadra che avrebbe potuto fare bene, riprendersi, anche forse con un pizzico di presunzione, magari anche col lavoro mio e dello staff, anche se il tempo era poco. Praticamente, ripeto, io ho fatto solo una settimana di lavoro dopo Cittadella, perché comunque abbiamo fatto un mezzo allenamento prima di Cittadella, però era giusto che comunque le responsabilità ce le prendessimo tutte e tutti, e di conseguenza questa è una cosa per cui non mi sono mai tirato indietro, però ho sempre detto che questa squadra ha dei valori importanti, quindi arrivare ai playoff per noi era troppo importante, era determinante, perché nel momento in cui entravamo nei playoff anche la testa si sarebbe un attimino resettata, un po' liberata, e certe cose magari che avevo in testa sarebbero potute entrare nella squadra, e così è stato. Questo, insomma, quello che era il mio obiettivo, e poi l'ho detto, insomma, quando sono arrivato qui, per me venire qui era un'occasione importante per potermi giocare qualcosa di importante, che in questo momento ce la stiamo giocando. Io mi permetto già di dirti grazie a nome di tanti tifosi, perché il tuo arrivo sulla panchina gialloblu ha riportato quell'entusiasmo che purtroppo nell'arco di quest'annata più volte era venuto meno, voi per varie vicissitudini, sta di fatto che in maniera concreta hai riportato quel calore che tu hai avuto modo di toccare con mano, e mi auguro che toccherai ancora più con mano domenica sera. Speriamo appunto di arrivare all'obiettivo. Io ti ringrazio, ma sono io che ringrazio comunque i tifosi per il calore che sento in questo momento, ma non solo io, anche la squadra, insomma, l'entusiasmo ora è diverso, e questo sarà sicuramente una molla che ci spingerà a dare il 110% tutti quanti. Poi ripeto, nel calcio il famoso episodio, il famoso particolare può essere determinante, ma noi per quello che mi riguarda, per come vedo la squadra, abbiamo veramente la testa, le gambe, il cuore e la qualità per poter arrivare all'obiettivo. Ci vorrà anche un pizzico di fortuna, perché in queste partite conta anche la fortuna, però quello che io sto avendo in questo momento da Verona, dalla città, insomma, dalla tifoseria, è qualcosa di eccezionale, che ho avuto anche dal calciatore, lo sapevo, e lo sapevo anche perché comunque quando sono arrivato qua io era una situazione un po' particolare, perché sono arrivato da Napoli e sappiamo tutti qual era la rivalità, qual è la rivalità, e poi c'è stato l'episodio famoso, quindi e per me, quindi, come ho sempre detto, c'è una sorta di attacco particolare con i colori giallo-blu, e appunto tornare qui per me era comunque sempre stato un obiettivo, e come ho detto anche tempo fa, sarei venuto anche per meno di due partite, sono diventate 7, sicuro sono 7, speriamo che oltre a essere diventate il massimo delle partite, arrivi anche il massimo dell'obiettivo. Andando invece più sul concreto, mister, devi ancora effettuare la rifinitura che l'avrai tra pochi minuti con i tuoi ragazzi, ti chiedo Mattia Zaccagni, un giocatore che tu a Pescara non hai potuto, su cui non hai potuto contare, questo programma muscolare, a che punto sta Mattia? Ce l'avrai a disposizione domani o punti più ad averla al 100% per domenica?
Questa è una domanda giusta, interessante, che faccio fatica anche a rispondere perché comunque Zaccagni sta andando meglio del previsto, sicché potrebbe essere disponibile. Bisogna capire in che minutaggio eventualmente domani, e quindi magari si rischia domani, o averlo forse non al 100%, ma in toto per la partita di ritorno. Quindi valuteremo con lo staff, parlerò anche con il ragazzo e poi prenderemo una decisione. Abbiamo recuperato Di Gaudio, quindi un'altra freccia che si aggiunge al nostro arco, che è un giocatore importante che ci è mancato, che può essere chiaramente anche lui non nelle migliori condizioni, ma un giocatore che ha l'esperienza giusta per poterci dare una mano in questi momenti. Però poi è tutto il gruppo che sta bene, come abbiamo visto anche l'altro giorno. Chi è entrato non solo l'altro giorno, ma anche nelle partite precedenti, ha dato sicuramente il suo contributo, e questo deve essere quello che succede anche nelle prossime partite. Hai detto una gran cosa, e qua chiudiamo la conferenza, penso, e il gruppo. Senza il gruppo non si va da nessuna parte. Prima il gruppo, non dico che era sfaldato, però qualche problema all'interno dello spogliatoio c'era. Grazie al tuo arrivo, so che tu hai parlato singolarmente con tutti, poi hai parlato con tutta la squadra, insomma, si è ricreata quell'intesa che è fondamentale, e l'uomo copertina del Puella Sverona ha un nome e un cognome, Samuel Di Carmine. Sicuramente Sam in questo momento sta meglio di come l'ho trovato per tanti motivi, ma è stato bravo lui, insomma, ad ascoltare anche le mie parole, perché poi non sempre uno, se si chiude, no? Se pensa che quella è la situazione e non ha anche l'intelligenza mentale di ascoltare, diventa difficile. Invece lui è stato bravo a capire che poteva anche in poco tempo ribaltare una situazione e ci sta riuscendo, quindi complimenti a lui, ma non solo a lui, perché poi lui ha bisogno, come tutti del resto della squadra, e non dimentichiamo, insomma, sarà una frase fatta, però che noi viene prima del Lio. Lio diventa importante quando la squadra poi dà una mano anche al singolo, e non è solo Di Carmine in questo momento che è cresciuto, ma è cresciuto un po' tutta la squadra, anche nei reparti, non solo nei singoli, perché comunque la difesa, come abbiamo detto anche l'altro giorno, ha fatto bene, anche col Pescara ha concesso solo il tiro di Mancoso, l'occasione finale più da mischia, da situazione disperata al Pescara, e quindi questo significa che tutta la squadra sta lavorando bene. E parlare solamente di uno o dell'altro sarebbe anche riduttivo per gli altri. Lo stesso Giampaolo, insomma, Pazzini si è messo a totale disposizione della squadra, di conseguenza dello staff. E quando entra si vede, insomma, il peso che ha Pazzo, né, non solo nel trascinare gli altri, ma anche nell'impaurire gli avversari. E questo è fondamentale.